il messaggio che le guide vogliono dare in questa giornata è che l'ambiente naturale non protetto riserva sempre dei pericoli. Questi pericoli però possono essere affrontati tenendo un rischio assolutamente accettabile. E come possiamo fare questa, come possiamo realizzare questa cosa, quindi tenere un rischio accettabile? Lo possiamo fare adottando i comportamenti adeguati. E quindi dobbiamo conoscere, dobbiamo formarci per, quindi non basta conoscere i pericoli, dobbiamo conoscere quelli che sono i comportamenti adeguati ad affrontarli. E questo avviene sempre quando l'uomo esce da zone controllate, esce dalla sua quotidianità urbana, e ogni volta che siamo in natura si pone questo problema. La neve accentua questa cosa, perché la neve è una materia molto difficile da leggere, e quindi questa cosa è accentuata. Poi la facilità di percorso sopra questa materia aumenta ancora questo problema. Una parete di roccia si difende da sola, è difficile percorrere una parete di roccia e in sé è molto più sicura della neve. Invece un pendio di neve è facile e pericoloso. Per tenere il rischio basso devo conoscere come comportarmi. È importante fare un punto sulla comunicazione della montagna, perché la montagna è una risorsa incredibile per il turismo e per tantissime attività per la nostra regione, per la Lombardia. Ultimamente si parla di montagne in termini negativi, legate al forte annivamento che c'è stato e ai tanti pericoli che ci sono. Ovviamente i pericoli in montagna ci sono sempre, ma anche d'estate, come ci sono ovunque, però bisogna andare con coscienza in montagna e quindi affidarsi a persone che fanno della montagna una professione, quindi affidarsi alle guide alpine, leggere i bollettini della neve, e quindi questa è una dimostrazione. Oggi abbiamo voluto fare insieme alle guide alpine proprio abbiamo aperto i giornalisti per far vedere come fare dello sci sicuro fuori pista, perché sempre ultimamente purtroppo si parla di fuori pista in termini negativi.